Buongiorno a tutti, bentornati con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.34 minuti in questo istante di oggi, martedì 29 maggio 2018. Oggi, ve l'ho detto, martedì, e come tutti i martedì parliamo di periferie. Lo facciamo con il padrone di casa del martedì, Walter Cherubini, Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati anche ai videospettatori. Che ci ha portato un ospite, beh, ormai è un padrone di casa anche lui, ormai è, quando possiamo ce lo portiamo qui in studio, perché ci porta sempre belle notizie su belle iniziative in giro per la città di Milano. Do a te l'onore di presentarlo. Angelo Mantovani, che è presidente dell'associazione culturale Il Clavicembalo Verde. Buongiorno Angelo. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Angelo, siamo ben contenti di averti ancora qui. Allora, oggi ritocchiamo un tema che abbiamo già qualche volta anticipato, abbiamo già parlato, però insomma oggi lo presentiamo per bene in tutte le sue sfaccettature, partendo da un dato interessante, dal fatto che con le vostre iniziative, insieme, la strana coppia qui presente, ormai è 10 anni che porta cultura, musica e spettacolo, verrebbe da dire, nelle periferie milanesi. Ma direi che sì, è così innanzitutto, anche se Consulta Periferie Milano, come abbiamo avuto modo di dire più volte, non è un impresario musicale, ma abbiamo utilizzato la musica per animare le periferie, dare un contributo che con i 100 concerti programmati per il 2018 e con un avvio nel 2009 ha messo a fattor comune 700 concerti. Questo qui è un po' il volume che abbiamo prodotto grazie anche alla connessione con altre realtà associative. Ecco, questo è un po' il punto di partenza. 10 anni di concerti in periferia, siamo giunti quest'anno alla 10ª edizione, ma poi avremo modo anche di articolare. La cosa che ritengo opportuno segnalare è che questa iniziativa parte da un incontro avvenuto appunto nel 2009 con l'allora assessore alla cultura del comune di Milano Finazzer Flori e anche alla presenza di una settantina di rappresentanti di associazioni culturali, ma anche presidenti degli allora consigli di zona e presidenti di commissione cultura dei consigli di zona, dove cercammo di imbastire un'iniziativa che potesse un po' essere utile alla una dimensione organica delle periferie, proprio per cercare di costruire un sistema nelle periferie, un sistema che in questo caso aveva il dettaglio culturale e in particolare musicale. Insomma, abbiamo detto 700 concerti in tutto tra le varie attività che avete proposto. Appunto, cominciamo, non siete Consulta Periferie Milano, non è un impresario musicale. Assolutamente no. Però, insomma, grazie all'aiuto di tante associazioni, tra cui poi in primis il Clavicembalo Verde, che insomma invece di questo un po' è il suo core business, la sua capacità di riuscire poi a portare la musica in città, insomma, tantissime realtà che appunto quest'anno comunque ritornano. Cosa ci aspettiamo quest'anno? Poi spiegherà Angelo Mantovani più nel dettaglio alcune cose. A me interessa fare un quadro della situazione. Noi siamo partiti nel 2009, okay. Allora la rassegna aveva 35 concerti, metteva a fattor comune, e concerti in periferia continua in queste 10 edizioni, dove ci sono generalmente un po' più di 50 concerti disseminati in una trentina di sedi periferiche. Metà sono promossi dal Clavicembalo Verde, che è l'asse portante di questa iniziativa. Clavicembalo Verde, che promuove Consulta Periferie Milano ormai da una decina d'anni, si è reso disponibile a fare questo tipo di iniziative e anche altre, peraltro. E quindi in questo calendario ci sono iniziative territoriali che cerchiamo proprio di mettere insieme per dare una visione comune, ma anche una fruizione comune. Perché esiste un problema enorme di comunicazione. Si fanno le cose, ma le persone che abitano anche nello stesso quartiere non le conoscono. Allora avere un Debian magari molto, molto semplice, però abbastanza specificato, dove uno possa dire: bene, ho una visione di 50 concerti, posso andare in vari luoghi anche che molto spesso non sono conosciuti della città, e quindi questo consente un interscambio tra le realtà. E questo percorso, che è condiviso con altre 40 realtà associative,
appunto ci ha portato a 10 edizioni, per cui con tutte le difficoltà del caso. E infatti, però, volevo dire, insomma, 10 edizioni non sono poche, 10 anni non sono pochi. Avete iniziato magari anche lì, come vi è venuto il primo spunto di iniziare a fare una cosa del genere? Ma il primo spunto è venuto in quell'incontro, e poi con Angelo Mantovani fa: va bene, possiamo fare una rassegna di concerti. Noi l'abbiamo guardato un po' perplessi, perché l'iniziativa di Consulta Periferia Milano è un'iniziativa politica, non è un'iniziativa specifica per fare un'attività piuttosto che un'altra, ma è avere uno sguardo. E quindi abbiamo detto: va bene, noi contribuiamo e diamo tutto il supporto necessario affinché questa iniziativa si possa realizzare. Ecco, diciamo che allora anche l'assessore Finanza del Flori all'interno dell'assessorato ebbe qualche difficoltà a fare capire questo tipo di iniziativa. Insomma, sembrerebbe che forse, come al solito, se la politica fa un po' fatica a capire se i cittadini invece capiscono molto prima del resto, e insomma, 10 anni di successi, verrebbe da dire. Ma diciamo che si è consolidata una presenza importante, ma poi ha anche, diciamo così, gemmato delle altre iniziative. La seconda è Per Nutrire l'Anima, la rassegna Per Nutrire l'Anima, che è stata avviata nel 2015. E che oggi propone, nel periodo maggio-ottobre, più di 30 concerti in oltre 20 sedi. In particolare, Per Nutrire l'Anima è fatta nelle chiese di Milano, a partire dal decanato Navigli. E poi questo devo dire interessante, come mi ricordo la primissima volta che ci siamo visti, forse appena uscita, c'era in ballo Per Nutrire l'Anima, forse 3 edizioni fa ormai. Ed è appunto decanato del Naviglio, poco più, niente di più. Sono quarta edizione, questa è la quarta edizione, insomma, quest'anno. Adesso vedo che, insomma, non è più solo ormai sul Naviglio, c'è ormai praticamente tutta Milano, avete anche sconfinato in zona centrale, insomma, tutta adesso la città ne, coperta. Adesso ne parliamo. Ecco, si ingrandiscono le cose sempre di più. No, diciamo sicuramente che si allargano, e quindi se ne è stata poi nel 2011, questo, a partire da Figino, quello che abbiamo chiamato il progetto Cori Milano per le periferie. Nella sostanza, grazie alla disponibilità che ormai in quest'ultimo triennio si è consolidata di 40 cori amatoriali per oltre 1000 cantanti, che si sono resi disponibili a cantare nelle periferie, e quindi abbiamo articolato questa presenza sul territorio in 12 rassegne, utilizzando 30 sedi. Quest'anno, con un significativo incremento, abbiamo una programmazione che va da, è iniziato ad aprile e si concluderà a novembre, di oltre 60 appuntamenti concertistici in oltre 30 sedi. Questo volume, oltre appunto, ormai diremmo, non abbiamo fatto ancora i conti, ma sono più di 100 concerti in questo 2018, sono anche articolati in oltre 40 sedi territoriali, quindi direi che c'è una presenza e un radicamento significativo, proprio funzione di quello che abbiamo chiamato sistema culturale nelle periferie, perché il tema è: ci sono numerosissime iniziative sul territorio e nelle periferie, che però, per forza di cose, per come è strutturata anche la mentalità della città nel suo insieme, sono sconosciute. Invece ci sono sia luoghi interessanti come ville, chiese, che magari vengono a vedere dall'estero e noi che siamo di Milano non le conosciamo neppure. Nello stesso tempo c'è una qualità della proposta musicale che è molto alta. Poi Angelo ci dirà, ma l'associazione Il Clavicembalo Verde è formata da tutta una serie di diplomati al conservatorio, quindi c'è anche una qualità di base molto importante, e anche è importante quella qualità che raccogliamo sul territorio. Una cosa che Walter dà ormai per scontato, quindi si dimentica di dirlo, è che stiamo parlando di tutte le iniziative a ingresso gratuito.
sono iniziative di ingresso gratuito. Questa cosa gratuito. Che, perché uno dice, beh, bravi, avete trovato il business, avete trovato, vi sarete arricchiti grazie a tutti questi concerti facendo pagare il biglietto a mezza Milano. Non è così, invece, stiamo parlando tutte di iniziative gratuite, di tutte quante le rassegne di cui andremo a parlare. E appunto di queste rassegne, direi allora, Angelo, di darci un attimo visione meglio di appunto queste rassegne. Da cosa partiamo? Da concerti in periferia? Partiamo da concerti in periferia. Innanzitutto grazie Fabio, grazie Walter per l'invito e per l'introduzione. No, dobbiamo ringraziare Angelo che da 10 anni che questa introduzione di tutte le nostre iniziative condivise. Allora, cominciamo con i concerti in periferia. Ovviamente le cose non si fanno mai da sole, quindi il sostegno è avvenuto anche in parte dal Comune di Milano e anche da altri enti privati, in modo che le iniziative riescono a camminare sulle loro gambe. E questo parliamo di tutte le iniziative che personalmente adesso vi andiamo a presentare. Dicevamo, concerti in periferia. 50 concerti, il 50% realizzati direttamente da noi e gli altri segnalati attraverso la trentina, più di 30 associazioni che lavorano in tutti i municipi milanesi. Siamo giunti al decimo anno e quindi, avendo questa media di concerti, 50 all'anno, possiamo dire che abbiamo effettivamente compiuto un percorso lungo 500 concerti. Uno degli enti che ci tengo a ringraziare particolarmente è la Fondazione Milano Policroma, che da 10 anni un sostegno notevole da un punto di vista anche economico all'iniziativa. È una rassegna che è partita, l'avevamo già preannunciato in un'intervista qualche giorno fa, il 13 maggio, con l'avvio presso la chiesa rossa di Via Nera 24 con la partecipazione della storica banda d'Afori. Vi dico il prossimo appuntamento. Chiaramente tutti gli appuntamenti poi li potete trovare in questo depliant, che è questo, con una doppia anta, e potete naturalmente vedere municipio per municipio tutta quella che è l'offerta musicale. Li potete trovare anche sul sito periferiemilano.com, appunto 100 concerti per le periferie. Esattamente, prego. Cosa molto importantissima. E dicevo, il prossimo appuntamento è quello che si svolgerà venerdì 1 giugno alle ore 20:45 presso la nostra amatissima Villa Scheider. Perché dico amatissima? Perché è un po' un nostro punto di inizio, dove addirittura nel 2009, quando la villa stessa era chiusa o quantomeno in fase di apertura, ebbene, credo che sia stato il primo appuntamento pubblico che la villa abbia mai supportato e realizzato, sia da un punto di vista di comunicazione sia da un punto di vista anche burocratico. Quindi ci teniamo molto, e questo si svolgerà come prossima iniziativa in settimana, venerdì 1 giugno, presso la chiesa, la Villa Scheiber, che è in via Orsini 21. Benissimo. Ecco, mi permetto di fare una sottolineatura storica anche per dire del rapporto che c'è con le istituzioni. Allora fu l'allora consiglio di zona 8, durante una presentazione di concerti in periferia che noi abbiamo promosso anche nelle cascine agricole, perché ci interessa far conoscere la realtà anche agricola presente sul territorio. E allora ci dissero: sentite, c'è Villa Scheibler, che non era ancora aperta al pubblico, non era stata ancora inaugurata. Sentite, ma perché non cercate di fare qualcosa anche lì, che magari ci date una mano, perché è da tempo che cerchiamo di farla aprire, di aprirla al pubblico. Vabbè, per tutta una serie di circostanze favorevoli e anche da chi del Comune di Milano in quel periodo governava la villa e che si assunse anche la responsabilità di questo, iniziamo il primo concerto della prima stagione in Villa Scheiber, e poi Villa Scheiber ha continuato anche con altre iniziative. Quindi è sempre un nostro fiore all'occhiello, ormai da 10 anni, poter realizzare delle iniziative in questo magnifico luogo che è Villa Scheiber. Cosa vi presenteremo? E poi passeremo anche all'altra rassegna. Vi presenteremo un concerto per giovani prodigi del violino, a cura del maestro Giovanni Mantovani e della Milano Music Master School. Ci saranno poi degli altri appuntamenti. Il 9 di giugno arriveremo alla Palazzina
Piazzina Liberty con la partecipazione dell'Istituto Musicale Europeo e poi in zona, sempre in zona 4, al Teatro Delfino il 14 giugno con un concerto per pianoforte e orchestra in collaborazione con l'associazione Piano Lovers. Quindi un programma vario, dal solista all'orchestra ai gruppi da camera e anche alle voci, per cui il programma è molto fruibile e molto vario. A questa rassegna, in questo concerto in periferia, questi concerti appunto, in periferia va avanti fino a fino alla fine di giugno, insomma, tantissimi appunto di concerti presentati in questa rassegna, ma c'è altro appunto per nutrire l'anima, giusto? Per nutrire l'anima, come dicevate prima, è una rassegna che giunge al suo quarto anno. Abbiamo avuto negli scorsi anni un depliant a due ante che però quest'anno non è bastato, quindi abbiamo dovuto aggiungere un'anta e quindi il depliant si presenta in questo modo con una tripla anta, perché dalle 11 chiese del decanato Navigli siamo passati alle 23 chiese per un totale di 34 concerti. Dove andiamo in particolare questa settimana? Andiamo in una chiesetta molto molto interessante, la chiesetta delle Luzerte, la chiesetta delle Lucertole, è quella nello spartitraffico, diciamo così, Milano Lorenteggio, quindi un luogo veramente magico che è stato in grado, per la sua anche rilevanza storica e territoriale molto sentita dai cittadini, addirittura di far stoppare o fermare o allontanare di qualche metro il cantiere della metropolitana 4. Cosa presenteremo questo 2 giugno presso la chiesetta delle Luzerte, in via Lorenteggio 31, presenteremo un concerto per chitarre, perché il luogo è molto piccolino, è chiaro che si presta esattamente a questo tipo molto interessante appunto concerto. Questo tipo di rassegne, sia concerto di periferia sia di l'anima, perché si riscoprono i luoghi della città. Come avete parlato prima di Villa Schemmler, quella proprio l'avete ridata alla città grazie col pretesto del concerto, ma questa storica e importantissima chiesetta del Lorenteggio, ad esempio, che rischiava di finire inglobata nel cantiere della M4, che invece, insomma, dell'importanza storica poi che ha avuto anche, si diventa anche sede poi del vostro concerto. Hai perfettamente ragione, Fabio, anche perché andiamo a richiamare subito il sottotitolo: musica, arte e scienza. Musica e arte, capiamo perché, perché la musica è quello che fa da filo conduttore alla manifestazione, l'arte sono esattamente i tesori nascosti che in ognuno di questi luoghi tutti i milanesi vanno a riscoprire e attraverso la musica essi stessi si valorizzano. Abbiamo un'altra parte che è la novità di quest'anno, la scienza. È partita per nutrire l'anima il 16 maggio, a Santa Maria delle Grazie, con un concerto tenuto dal maestro Ermanno Codegoni nel prestigioso organo della Basilica, un concerto dedicato alla ricerca, a sostegno della ricerca scientifica con l'Istituto Mario Negri. L'Istituto Mario Negri che era rappresentato e quindi ci ha onorato della sua presenza e della sua totale adesione il professor Silvio Garattini, un grande luminare dei nostri tempi e della scienza e in particolar modo direttore dell'Istituto Mario Negri. Non finisce qui, perché ci sarà un secondo appuntamento dedicato all'Istituto Mario Negri nella parte autunnale della rassegna. Ricordiamo, da maggio a giugno. Ecco, che per non tirare l'anima poi riparte dopo l'estate. Riparte dopo l'estate e comincia a metà settembre da San Cristoforo sul Naviglio fino ad andare a concludersi a Maria Madre della Chiesa nella zona di Grattosoglio. Con circa, quindi possiamo dare una visione di questo tipo, 15 cori, 30 musicisti, 23 chiese, 34 concerti, un totale di circa 650 persone coinvolte in questa manifestazione. Insomma, guarda, ne avete fatta di strada in 10 anni con quello e 4 anni di Nutrire l'Anima, diciamo appunto, solo qua quasi 600 le persone coinvolte tra cori, musicisti e cantanti. So che poi continuate sempre la ricerca, cioè questo computo di cori continua, so che saltano fuori ogni tanto qualcosa di nuovo anche, ma quindi insomma, cosa c'è da aspettarsi per le prossime edizioni? L'idea originaria era quella di consolidare un sistema culturale nelle periferie.
quando alcuni dicono bisogna portare la cultura nelle periferie, ma nella cultura nelle periferie c'è già, è significativamente presente. L'unico problema è che per come è costruita Milano, per come è anche il taglio amministrativo, culturale, giornalistico e quant'altro, che cos'è che accade? Che le periferie vengono enunciate solamente Quarto Giaro. Villa Scheiber è nel quartiere al confine tra Vialba e Quarto Giaro. Se parliamo di Quarto Giaro, qualcuno ne ha parlato perché c'è Villa Scheibler? Sì, forse agli inizi, quando si pensava di spostare la sede di Expo, no, a Villa Scheibler, qualcuno aveva lanciato l'ipotesi. E poi chiuso, e il resto è cronaca nera. Invece ci sono tantissime attività, e quindi questo è il tema, che la città, anche grazie un po' e non grazie agli strumenti della informazione, emerge solamente la cronaca nera e non la cronaca bianca. Il risultato è che normalmente la città, e nemmeno chi dirige la città, è a conoscenza di quello che accade nelle periferie della città. Si ha una cronaca distorta sulla periferia, quando invece sarebbe si ha una visione parziale. Per quello abbiamo fatto alcune mappature in base a tutta una serie di lavori che abbiamo fatto in questi ormai quasi 13 anni di attività di consulta periferie Milano, grazie alle associazioni che promuovono consulta periferie Milano, che sono 35, ma anche alla connessione che abbiamo con altre realtà, la condivisione di lavoro, per cui consulta, le associazioni Consulta Periferie Milano lavorano in maniera abbastanza stabile con altre 150 realtà associative, e poi esiste anche un rapporto istituzionale. Quindi è questo complesso che noi cerchiamo di far emergere, e che porta a dire che, per esempio, nelle 8 zone cosiddette periferiche noi abbiamo una presenza di 400 realtà culturali. 400 realtà culturali solamente se andiamo a computare i 109 teatri, i 168 associazioni culturali o centri culturali, e le anche 51 biblioteche. Ma io quello che dico, Walter, secondo me la prova, appunto, che insomma quello che sta dicendo Walter è tangibile, sono tutti dati poi che trovate anche sul sito di Consulta Periferia Milano, so che ci sono delle bellissime mappe che vi danno un'idea davvero che forse non avreste minimamente idea che sia così la periferia. La prova però è, mi prendo qui un attimo anche il merito come Milano News, sono tre anni che parliamo di periferie, lo facciamo praticamente tutti i giorni ormai da più di 40 passapuntate con la Consulta Periferia Milano tutti i martedì. Noi non facciamo cronaca nera e parliamo tantissimo di periferie, però, quindi bravissimi. Si può benissimo parlare di periferie senza bene. Parlare di cronaca nera, c'è tantissimo da dire sulle periferie, oltre al degrado che in alcune ovviamente periferie c'è, ma che c'è in qualsiasi, anche ahimè in zone centrali, quindi insomma il degrado non ha confine, non ha posizione geografica spesso e volentieri. Sulle periferie c'è veramente tanto che si può raccontare. Queste sono alcune delle prove tangibili di quello che veramente esiste in periferia, esiste già, e come dice sempre Walter, bisogna far emergere e fare un po' mettere a sistema e far parlare di loro, perché poi il problema è quello, no? Ma è proprio questo qui il tema, nel senso che noi, se vediamo le periferie come un elemento di problematicità, poi i problemi ci sono, e sono particolarmente gravi in tutta una serie di quartieri popolari di gestione pubblica. Questo è innegabile, ma se noi vogliamo dare delle risposte, le risposte cominciamo a darle proprio a partire da chi opera sul campo, e poi aiutiamo questi. Allora, sul sito ci sono riportati 1000 indicatori, che sono proprio una quota parte di ciò che c'è nelle periferie, perché noi abbiamo fatto un'indagine settoriale, mano a mano, se parliamo di biblioteche, abbiamo cercato di capire quante fossero le biblioteche. E allora non ci sono solamente le 22 comunali, ma ce ne sono una decina anche di condominio, e poi ce ne sono una ventina anche di associazioni, parrocchie e quant'altro. Allora, questo sistema diffuso ha la necessità di essere connesso, anzi questa presenza diffusa, perché non è un sistema, perché uno non conosce l'altro. Quando ai teatranti diciamo che ci sono 109 teatri, anche loro rimangono un pochettino stupiti, quindi la consapevolezza non c'è nemmeno tra gli addetti ai lavori. Poi quando anche si va ai teatri, quando c'è quello che chiude, e allora è quello il problema, cioè è il problema di informazione. Molto probabilmente noi giornalisti, i miei colleghi, dovrebbero farsi un certo tipo anche di esame di coscienza su che cosa vogliamo raccontare, su che tipo di città vogliamo raccontare a questo punto. Ma anche perché se la raccontiamo la mettiamo in vista,
E quindi anche poi chi decide della città, chi fa delle riflessioni sulla città, è portato a tenere in considerazione ciò che c'è. Infatti. Se nessuno lo pone in visione, è chiaro che poi si fanno anche degli interventi, magari portando da fuori chissà che razza di roba, quando tu hai sul campo delle presenze significative. Ripeto, solamente se parliamo di culture ci sono cori compresi, che sono, per quelli che abbiamo computato noi, 87, che hanno sede nelle 8 zone periferiche. Abbiamo una realtà di 400 presenze, che è invidiabilissima e anche sconosciutissima. Angelo, siamo in chiusura, so che c'è un altro appuntamento che volevi raccontarci. C'è una sorpresa, se mi consentite di dirlo, che però è sempre connessa a proposito della sinergia e dei collegamenti, perché stiamo parlando di Futurban Concert. Futurban Concert è l'iniziativa che si sviluppa all'Urban Center di Milano, quindi stavolta un luogo centralissimo, Galleria Vittorio Emanuele, angolo Piazza della Scala. 4 eventi, il primo è stato già il 25 maggio, settimana scorsa, con un concerto dedicato all'architettura futurista. Sono 4 concerti nel cuore di Milano, il prossimo è questa sera. Perché è importante citare questa iniziativa? Perché questa sera alle 18.30... viene fatta l'operazione al contrario. Viene fatta un'operazione al contrario. Noi parleremo e quindi realizzeremo un concerto che parla delle periferie, in particolar modo della rassegna Per nutrire l'anima, oggi alle 18.30 all'Urban Center. Questa iniziativa quindi ci consente di essere connessi con tutte le realtà che poi partecipano a questa manifestazione di cui abbiamo parlato oggi, e già che ci sono, però vi presento anche gli altri due concerti. È previsto il venerdì 15 giugno alle ore 18.30 un concerto dedicato agli archi a cura della Milano Music Master School, e poi un concerto conclusivo il venerdì 29 giugno ore 18.30 con il tema Italiani. Italiani è un nuovo lavoro del noto cantautore milanese Daniele Stefani, in collaborazione con la scuola civica Gian Piero Prina di Peschiera Borromeo. È un'iniziativa con cui vogliamo chiudere in particolar modo, perché la nostra italianità è un argomento certamente presente, ma soprattutto del nostro futuro. Perfetto Angelo, allora io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui oggi con noi, siamo in chiusura, ci vedremo, quindi ricordiamo, troviamo tutto su internet, o comunque ci sono i volantini in giro nelle varie attività commerciali di tutte le zone, troverete i Deplian per seguire sia Concerti di Periferia, sia Per Nutrire l'Anima, sia Futurban Concerts. Walter, grazie mille. Abbiamo degli appuntamenti. Abbiamo degli appuntamenti, in particolare parte con Consulta Periferie Milano, in particolare a Scuola di Periferie, che è appunto questo pacchetto di 60, chiamiamole così, lezioni per conoscere e cercare anche di trovare le soluzioni ai temi delle periferie, perché se la vicenda periferica è ancora un problema, vuol dire che in tutti questi anni non si è trovata la modalità per affrontarla e quindi anche per risolverla. Parte con il 31 maggio a Niguarda e avrà altri due appuntamenti sempre a Niguarda, al Centro Culturale della Cooperativa. Il 31 maggio alle 21, il 12 giugno sempre alle 21 e il 26 giugno sempre alle 21 è un percorso che abbiamo chiamato Testa Niguarda per le periferie. Il tutto nasce da una proposta che ha fatto Confcommercio al sindaco Sala di testare su un quartiere una serie di iniziative per vedere se possono avere una certa efficacia, e a questo, avendo noi una presenza ormai pluriennale a Niguarda, sia come iniziative di convegni, dibattiti, ma anche per esempio come la promozione dei concerti, perché Concerti in Periferia ha avuto sempre sede nel quartiere Niguarda, abbiamo affiancato questo percorso di riflessione, di considerazione e anche di proposta, in maniera tale che questa sedimentazione di conoscenza che abbiamo maturato in questi 12 anni di attività possa essere anche utilizzata da chi sta cercando di operare questo test. E interverranno in particolare, siccome parte da un'iniziativa commerciale, il tema è commercio e non solo, interverrà il presidente della locale commissione del comitato associazione artigiani e commercianti di Niguarda. E da lì si svilupperà in una seconda puntata con la presentazione del libro bianco su Niguarda. Il tutto su periferiemilano.com. Allora, se non sapete dove trovare tutte queste informazioni, su periferiemilano.com.
com si trova tutto, ci sono tutte le indicazioni di tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Generalmente c'è tutto. Quello che abbiamo parlato oggi c'è, diciamo, ecco. Davvero, grazie mille allora Walter, noi ci vediamo martedì prossimo. Angelo, ci si vede in giro dei concerti, tanto so che li segui, riesci, non so come riesci a seguirli quasi tutti, non so come tu possa riuscire a farcela, ma riesci a è veloce. Al dono dell'ubiquità anche a volte, riesci a spostarsi da una parte all'altra città in maniera molto veloce. Grazie mille davvero di essere qui con noi oggi, grazie mille. Grazie, Walter. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento è come sempre questa sera, ore 18 con informazioni Milano News, edizione della sera. Godone Milano invece torna domani alle 12.30 sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci, a presto.